Ciao a tutti, vediamoci insieme quest'altra ricetta di Knederli, la ricetta di Stefano Cavada. Allora, io ho già fatto altri Knederli, sempre con le ricette originali tirolesi. Questa l'ho vista alla prova del cuoco dove era ospite Stefano Cavada, quindi la eseguirò proprio come l'ha fatta lui. Allora, ho messo nel frullatore, ma se avete un mixer ad immersione, fatelo con quello. Io faccio così, ho messo latte, spinaci già lessati, li ho stretti un pochino per far uscire l'acqua, le uova, noce moscata ed ho frullato. Poi le verso sul pane, questo è il pane che faccio io con la pasta madre, pane raffermo, l'ho fatto a dadini. Ed ora ci metto anche un bel cucchiaio, anche due di farina. E quindi con la farina ci regoliamo perché dipende, avete visto gli spinaci che ho frullato sono venuti un pochino liquidi. Questo è il formaggio a pezzettini. Qui ci vorrebbe il formaggio grigio della Vallaurina, però visto che non ce l'abbiamo, ci ho messo la fontina, anzi l'Asiago, la fontina Asiago. Ho messo un'altra spolveratina di farina, quindi come farina sono andata un po' in là di un cucchiaio come prevede la ricetta. Qui ho fatto andare con una noce di burro mezza cipolla, anche se la ricetta parla di una, questo è a gusto vostro. Diciamo che l'ho fatta appassire con il burro, l'ho fatta andare e poi ho messo nell'impasto. Ed ora con la mano bagnata, avete visto, ho messo la ciotolina di acqua, impasto così. Una volta che l'impasto è pronto, va fatto riposare almeno una mezz'oretta. Impasto per benino, in modo che il pane si inumidisce bene. Ecco qua. Questo è il mio pane, il pane che faccio con la pasta madre. Ecco qua. Intanto che l'impasto si riposa, mi preparo lo speck. L'ho fatto a pezzettini, questo speck del Tirolo. Rigorosamente alto adesino e lo faccio diventare croccante con un filo di olio. Qui ho preparato la zucca che ho cotto semplicemente nella padella con un goccio di acqua, ho messo un po' di sale e poi l'ho frullata. Bene, ora vado a formare i canederli. Le mani debbono essere bagnate, quindi poi ci bagniamo spesso le mani. E formiamo le classiche palline, così, questo è il gesto, vedete, con le mani a coppa. Spingiamo per benino perché devono essere belle compatte, altrimenti quando andiamo a bollirle nel brodo potrebbero rompersi. E a proposito di brodo, io mi sono preparata in anticipo un brodo, nel mio caso di verdure, ma potete farlo di carne come volete, eh. Allora, se l'impasto vi sembra troppo umido, troppo morbido, possiamo aggiungere una punta di farina in più, eh. Io sto usando una farina semintegrale, quindi usiamo sempre farine buone, di mulini ottimi. Bene, continuo. Stefano Cavada è uno chef altoatesino che io seguo molto, ho ripreso anche qualche ricetta dolce. Lo seguo, mi piace tantissimo. Sono stata felice di averlo visto su Rai Play. Mi ha fatto molto piacere, quindi. Bene, cerco di fare le palline un po' regolari. A me ne sono venute, come vedete, 9, ma forse 8 sarebbe la misura giusta. Ok, nel frattempo che bolle il brodo. Le lascio un attimino e faccio andare lo speck con il burro. Allora, faccio bollire, ma sobbollire leggermente, quindi bastano 5-10 minuti. Queste sono molto morbide, quindi 5 minuti bastano. E appoggio la crema di zucca sul piatto, faccio uno strato, anche questa dovrebbe essere calda. Quindi ci regoliamo quando dobbiamo mangiare questi canederli. Quindi preparo questo letto di crema di zucca. Questi sono i canederli pronti che ho tirato fuori dal brodo.
Ed ecco qua, ne appoggio tre. Oh, naturalmente i cannederli vanno anche ripassati con il burro in padella, mangiati con il brodo, si possono fare in tanti modi, eh. Questa è una personalizzazione di Stefano Cavada, che ringrazio tanto per la ricetta, che è ottima. Sopra ci metto lo speck che ho fatto, l'ho fatto diventare croccante con il burro, ecco qua. E io ci do anche una spolveratina di parmigiano, di grana, ecco qua. I nostri cannederli sono pronti. Bene, amici, vi ringrazio della visione, condividete, lasciate un like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!